Eccomi, finalmente l'adattatore per il microfono della GoPro è arrivato e oggi voglio farvi vedere come ho organizzato la mia GoPro per i vlog. Intanto siamo arrivati in studio. Oppa, qui c'è ancora la tenda per le fotografie. Ok, adesso vi faccio vedere come mi sono organizzato. Ciao, vediamo come mi sono organizzato per rendere la GoPro 5 il più possibile comoda per girare dei vlog e non solo. Rig per contenere la GoPro, questo qua, questa scatolina di metallo molto robusta, l'ho acquistata su Amazon. Se poi ho tempo e mi ricordo, vi metto anche i link sotto il video di dove ho acquistato questa roba, ma la trovate molto molto facilmente su Amazon. Anche il coperchietto, ecco, dentro c'è la GoPro 5. Qui sopra abbiamo anche la slitta per il flash, dove è possibile collegare tutti gli accessori compatibili. In questo caso ho messo il microfono. Sotto ho messo questa maniglietta e o treppiede della GoPro. So che ce ne sono altri in commercio più economici e più funzionali, ma ho voluto prendere questo qua perché mi piaceva. Eccolo. Ok, si chiude, si abbassa, si alza e via via dicendo. Poi adattatore per microfono della GoPro, quello che ci ha messo un mese ad arrivare, che è costato un botto, non capisco dove è tutta questa tecnologia, però va bene. Allora, è attaccato sul piedino della GoPro con il l'adesivo che sta già sul piedino della GoPro, quindi l'ho sfruttato per attaccare questo adattatore. Poi al piedino della GoPro, quello che andrebbe attaccato in questa slitta qua, ho messo questo accessorio qua, che è una sorta di vite, la vite è quella compatibile con gli accessori fotografici, qua attaccato al piedino della GoPro. Questo qui, questo accessorio qua, ce l'avevo in qualche scatola di qualche GoPro acquistata in passato. Ecco qua. Poi, siccome il rig ha un foro filettato nella parte laterale, attacco questo blocco, se ce la faccio, in questa parte del rig qua, e poi attacco la slitta. Ecco, tutto pulito, semplice, ben saldato. Attacchiamo la USB-C all'ingresso della GoPro, ecco qua. E infine il microfono, un Rode micro video, pagato una sessantina d'euro, semplice, pulito, tranquillo, funziona bene. Vi faccio vedere questa cosa che l'ho messa io. Ok, in questo modo tutto rimane più pulito, senza lasciare penzolare questo adattatore per microfono, così è tutto più pulito e pratico. Ok, poi anziché mettere il gatto morto proprietario del microfono, quella specie di batuffolone peloso che va messo qua sopra, ho deciso di, qui perché è storto, mangia, ho deciso di metterci quest'altro antipop qua. Diciamo che è un antipop più blando, però comunque funziona bene e rende tutto più pulito e più elegante e meno invadente. Certo, l'altro paravento, quello, il gatto morto, come vogliamo chiamarlo, è
più, più performante con il vento, nel senso il vento lo para meglio e tutto, però ragazzi è una bestia così che a me non piace, mi vergogno anche di andare in giro con quella cosa, sinceramente, però ecco, così mi trovo bene. Questo continua a cadere. Allora, adesso facciamo una prova di registrazione. Eccoci, sto riprendendo la parte dietro a me, la mitica Sony A6003. Giriamo. Eccomi. Spero che funziona tutto bene, che l'audio si senta bene, che si vede bene, insomma, che tutto è bene, ciò che finisce bene. Prova, prova, pa pa pa, one, two, prova, sa sa. Che dite, va bene raga? Se va bene, io posso tranquillamente continuare con i miei blog e darvi fastidio usando questo setup qua, anziché la 6003, che voglio tenermi un po' più a caro e sfruttarla il meno possibile solo per fare video un po' più belli, un po' più importanti. Ecco qua. Spero di aver aiutato qualcuno con questa mia idea di aver attaccato il treppiede adesivo al lattatore microfonico con l'accessorio GoPro sul rig della GoPro, e anche se so che ci sono una marea di video in giro dove ci sono le soluzioni più disparate e che metto a posto e niente, io però questo tipo qua di soluzione non l'avevo vista da nessuno, e quindi io avevo l'accessorio già e quindi mi è venuto pensato di metterlo così e di non avere fili che penzolano qua e là. Se la cosa vi è piaciuta magari lasciatemi anche un mi piace e al prossimo video. Ciao ciao.